Bentrovati telespettatori del TG8. Mattinata di studio questa mattina a Lecce presso il complesso Ecotecne sul grave fenomeno del racket e dell'usura. All'evento hanno preso parte tra gli altri Santi Giuffrè, prefetto commissario straordinario del governo che per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Vediamo il servizio. Oggi, nell'Aula Magna di Giurisprudenza presso l'Ecotecne di Lecce, si è svolto un importante incontro formativo dal titolo Il contrasto al racket e all'usura, un seminario per discutere su normative e nuove iniziative nato dall'impegno di Alfredo Fortunato, consigliere di facoltà e membro di Uninsieme, che ha raggruppato importanti personalità impegnate nella lotta alla mafia. Tra i relatori, Santi Giuffrè, prefetto, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, Antonio De Donno, procuratore aggiunto della Repubblica di Lecce, Giorgio Mantovano, dottore commercialista, Valerio Perrone, coordinatore regionale SOS Impresa Rete della Legalità e il prefetto di Lecce Claudio Palomba. Racket e usura, due mali della società, non solo per la loro diffusione capillare sul territorio, ma anche per il fatto che troppo spesso questi reati non vengono denunciati, un po' per vergogna, ma troppo spesso per paura. A questo servono le numerose campagne di sensibilizzazione nazionali e non per dare coraggio alle vittime di questi fenomeni, per aiutarle a uscire allo scoperto senza timore di estorsioni. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di approfondimento e confronto circa aspetti normativi, misure di contrasto e prevenzione, azioni a supporto delle vittime. Il settore delle associazioni anti-racket e anti-usura, rappresentato non solo dalle realtà locali ma anche da quelle attive in altre province pugliesi, ha sottolineato la necessità di interventi normativi per favorire il sostegno degli imprenditori che sfidano i malavitosi apertamente, denunciando i soprusi, attraverso la possibilità di costituire fondi da destinare a iniziative utili a far fronte alle loro necessità immediate. Il seminario è nato da un'idea, noi innanzitutto, che abbiamo di università, ovvero un'università che non sia chiusa, un'università che basi la formazione dello studente e la didattica in maniera dinamica, usi una didattica dinamica per formare lo studente in modo tale da far interagire sia la componente studentesca dell'università, ma proprio tutta l'università con le istituzioni che operano sul territorio e si approcciano al territorio e tutte le figure, gli esponenti di spicco come il commissario di governo che abbiamo oggi, che direttamente combatte e si approccia a questo fenomeno. Io mi sento di rinnovare i complimenti ad Alfredo perché ha dato vita ad un'iniziativa di un'importantissima caratura e di rilevanza sociale. Questo perché la mafia è un fenomeno anche culturale. La cultura mafiosa può essere sconfitta tramite soprattutto due strumenti, che sono la consapevolezza e la coscienza. E chi uscirà da quest'aula avrà la consapevolezza di non essere solo nella lotta alla mafia, ma che c'è un esercito di persone che ogni giorno combatte questo triste fenomeno, e sarà anche più conscio di tutto il male che arreca la mafia alla nostra società. Quindi sconfiggere la mafia si può e si può fare anche attraverso queste piccole e grandi iniziative che danno impulso e entusiasmo a tutti coloro che combattono la mafia. E sull'argomento racket e usura abbiamo ascoltato il dottor Claudio Palomba, prefetto di Lecce, che denuncia la scarsa collaborazione delle vittime di usura e una chiusura al credito da parte delle banche. Sentiamo. Siamo con il prefetto di Lecce, Claudio Palomba. Allora, il tema di oggi è un tema importante, questo seminario, contrasto al racket e all'usura. Combattere la mafia è una priorità di tutti. Assolutamente, mai come in questi territori, anche se in relazione proprio al tema di oggi, usura e estorsione, uno dei grossi problemi sono le denunce, perché è difficile combattere laddove non si denuncia, quindi prima ancora, diciamo, di un'attività investigativa è importante un'attività formativa e culturale verso la gente, perché se non si ha, e io ho dei numeri sulle denunce di usura che potrebbero far ridere, quando si parla di 15 e 13 denunce, evidentemente c'è qualcosa da affinare, e sono proprio questi gli strumenti, e penso che sia l'oggetto anche del dibattito,
come possiamo facilitare l'intervento, ovviamente, di chi è competente sotto questo profilo, come possiamo prevenire questi fenomeni, e quindi è importantissima l'attivazione, e ci devono credere, il mondo bancario. In un momento di crisi economica fenomeni come questi vanno combattuti con l'ausilio degli istituti bancari, dell'ABI, della Banca d'Italia, eccetera. Quindi è assolutamente necessario che ci sia un discorso, diciamo, che non sia solo un discorso di intervento successivo ma preventivo, con un corale intervento sul tema. Il capoluogo salentino si conferma maglia nera per gli sfratti, amorosità incolpevole. Il SUNIA, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, boccia le politiche sociali edilizia popolare del Comune di Lecce e sollecita un incontro in prefettura. Lecce al primo posto per sfratti in Puglia, con oltre 2000 richieste di esecuzioni nel 2014, in parte già eseguite. L'emergenza abitativa a Lecce è un problema annoso e sempre più urgente, nonostante le istituzioni e l'opinione pubblica siano ormai a conoscenza delle criticità, diventano sempre più numerose le famiglie destinatarie del provvedimento di esecuzione di sfratto, che sono costrette quotidianamente a chiedere all'ufficio casa un alloggio popolare e un tetto per far fronte alle proprie necessità. Nei prossimi giorni, ad esempio, si consumerà l'ennesimo sfratto per morosità, incolpevole ai danni di una famiglia con figli a carico. Il SUNIA interviene nuovamente sul caso. La fotografia degli sfratti, fornita dal Ministero dell'Interno, rappresenta una situazione di crescente disagio sociale, che riteniamo preoccupante e non più tollerabile, afferma il segretario regionale Mario Vantaggiato, soprattutto se si considera che, tra le numerose famiglie destinatarie del provvedimento di sfratto esecutivo, vivono anziani, portatori di handicap, figli minori o malati. Tutti sono chiamati ad aprire gli occhi sulle criticità, prosegue Vantaggiato. Constatiamo purtroppo che soltanto la Caritas e la Diocesi di Lecce hanno manifestato ad oggi la giusta attenzione al disagio abitativo. Bisogna prendere atto della necessità di inserire le politiche sociali tra le priorità del governo locale e della città, con l'obiettivo di dare a breve e medio termine risposte concrete alle famiglie. Due, i piani di intervento secondo il SUNIA che vanno distinti: quello dell'emergenza, rispetto al quale è indispensabile l'intervento dei servizi sociali del Comune, deputati in primis a dare risposte concrete e immediate, e quello riguardante il cosiddetto piano casa, che prevede la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, nel quale contenere soluzioni di più vasta portata per poter rispondere al fabbisogno di alloggi popolari occorrenti nella nostra città. Crediamo, dice Mario Vantaggiato, che il Comune di Lecce si sia mostrato finora carente sulla questione, anzi ha compiuto, a nostro parere, solo interventi di esproprio dei suoli di proprietà ex IACP in via Bari, destinati alla realizzazione di alloggi per realizzare il mercato bisettimanale, peraltro contestato dagli stessi operatori ambulanti. Ha approvato inoltre un piano di valorizzazione del proprio patrimonio abitativo per alienare immobili, per poi richiedere la variazione di destinazione d'uso al solo scopo di poter fare cassa, anziché ricercare e individuare quelli più idonei da ristrutturare e soddisfare le esigenze dell'edilizia abitativa. Dobbiamo prendere atto, scrive ancora Vantaggiato, che pur ravvisando la necessità di attivare con urgenza un tavolo istituzionale presso il Comune di Lecce, a tutt'oggi nessun riscontro è pervenuto alle organizzazioni sindacali degli inquilini. Obiettivo primario dell'incontro è quello di ricercare soluzioni praticabili per rispondere al grave disagio degli sfrattati. Così la richiesta di confronto arriva al prefetto di Lecce con la convocazione urgente della commissione prefettizia, al fine di valutare il possibile rinvio dell'utilizzo della forza pubblica per la procedura di esecuzione dello sfratto. Infine, Vantaggiato riferisce che in questi giorni la Regione Puglia ha stanziato un importo di 4 milioni di euro per la ristrutturazione di circa 150 alloggi popolari da destinare alle persone meno abbienti. Lecce in cima alla classifica pugliese per sfratti per morosità incolpevole, un dato che ci preoccupa e che richiede il massimo sostegno economico per far fronte alla crescente e conseguente richiesta di contributi per gli affitti.
E quanto ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia, Andrea Caroppo. In quest'ottica, aggiunge Caroppo, dobbiamo fare un accorato appello ai parlamentari perché colgano l'occasione della legge di stabilità per accrescere le risorse relative a questa voce, una delle misure più importanti sul fronte sociale. Abbiamo notizie poco chiare al riguardo che sostengono che il governo Renzi voglia ridurre al lumicino le risorse da destinare. Sarebbe un grave colpo inferto alle fasce deboli della popolazione. Mi auguro che la Regione Puglia stia seguendo con attenzione questa fase delicatissima, prevedendo anche misure sostitutive. Sfratti per morosità e affitti sono due problemi strettamente interconnessi e relativi a un diritto tra i più meritevoli come quello della casa. Spero, conclude Caroppo, che la Giunta si stia organizzando per non farsi trovare impreparata, perché sarebbero i cittadini meno abbienti a pagarne un prezzo salatissimo. Nei terreni acquisiti da TAP lungo il percorso utile alla realizzazione del gasdotto saranno avviate nei prossimi giorni quelle buone pratiche agricole necessarie a contrastare la diffusione della xylella fastidiosa. Le piante risultano sane, ma saranno sottoposte a potatura per evitare un eventuale contagio. Nei terreni acquisiti da TAP lungo il percorso futuro del gasdotto saranno avviate nei prossimi giorni quelle buone pratiche agricole necessarie a contrastare la diffusione della xylella e in particolare la potatura degli ulivi. È quanto si legge in un comunicato diffuso da TAP, Trans-Adriatic Pipeline. In attesa dell'approvazione da parte degli uffici competenti del piano di gestione degli ulivi, TAP è comunque tenuta a ottemperare alle previsioni del decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015, riguardanti le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di xylella fastidiosa e in particolare a quanto disposto in merito a ulteriori misure di contenimento. In tal senso, gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e devono essere sottoposti a periodici interventi di potatura. Le attività si svolgeranno nell'area del futuro cantiere del microtunnel, dove alberi di olivo presenti nei terreni acquisiti da TAP sono stati sottoposti nelle scorse settimane a valutazioni fitosanitarie per determinare la presenza di eventuali infezioni da xylella. Fortunatamente va sottolineato che al momento tutti gli ulivi appaiono sani e dunque le attività di prevenzione che verranno svolte a partire dai prossimi giorni saranno ancora più importanti per assicurare che gli alberi non siano assaliti dal batterio. Le operazioni sul campo avranno una durata di circa 15 giorni, salvo contrarie condizioni meteorologiche, e verranno svolte da un'azienda specializzata del territorio. Vuol promuovere mobilità sostenibile, ecologia e benessere psicofisico il bando con cui l'Università del Salento assegnerà gratuitamente 155 biciclette ad altrettanti studenti neoiscritti. Con un'iniziativa che ha origine dal programma Crea Attivamente, evoluzione del progetto promosso all'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia per la promozione della mobilità ciclistica degli Atenei. C'è ancora tempo per iscriversi al seminario formativo Mobbing Effetti Sociali, promosso dalla consigliera di parità della provincia di Lecce, Filomena Dantini Solero, in programma giovedì 26 novembre nella sede provinciale di Via Botti. Vediamo. C'è ancora tempo per iscriversi al seminario formativo Mobbing Effetti Sociali promosso dalla consigliera di parità della provincia di Lecce, Filomena Dantini Solero, che è in programma per giovedì 26 novembre prossimo dalle ore 15 alle 18 nella sala conferenze della sede provinciale di via Ugo Botti. L'incontro è rivolto ad avvocati, assistenti sociali, psicologi, operatori del settore. Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modulo di domanda pubblicato sul sito istituzionale della stessa provincia. Il seminario è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia. Gli interessati ai crediti formativi potranno iscriversi presso l'Ordine di appartenenza. Questo seminario prenderà il via con i saluti del Presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, e del Presidente degli Ordini degli Avvocati, Raffaele Fatano.
I lavori saranno introdotti dalla consigliera di parità della provincia di Lecce Filomena Dantini. Seguiranno poi numerosi interventi su temi quali il mobbing, manifestazione individuale di un problema socio-organizzativo, i possibili effetti penali dei comportamenti vessatori mobbizzanti e gli effetti civili dei comportamenti vessatori, il danno e l'onere della prova. Modererà i lavori il giornalista Marco Gregorio Marinaci, mentre le conclusioni saranno affidate alla referente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Consiglio regionale di Puglia, Chiara Greco. Passiamo allo sport. Prosegue la preparazione del Lecce che domenica è atteso dalla trasferta di Matera contro i biancazzurri di mister Pasquale Padalino. Per i giallorossi allenati da Piero Braglia, oggi in programma due sedute tecnico-tattiche, la prima al mattino presso la Caia Golf Club e la seconda allo stadio Via del Mare. Il mister dei Salentini deve valutare lo stato di salute di De Feudis, che col Cosenza era assente per un attacco influenzale, come pure di Capitan Papini, rimasto ieri fermo sempre a causa di un malanno di stagione. Entrambi ad ogni modo sembrano recuperabili per la trasferta nella città dei Sassi, che sarà la prima di due consecutivi impegni lontano da Lecce, in cui la truppa giallorossa dovrà poi affrontare uno dei viaggi più lunghi della stagione, ossia quello ad Agrigento. Prenderanno il via venerdì prossimo a Houston, in Texas, i campionati mondiali seniores di pesistica. Alla manifestazione internazionale parteciperà anche l'atleta copertinese Maria Grazia Alemanno. I particolari nel prossimo servizio. Prenderanno il via venerdì prossimo a Houston, in Texas, i campionati mondiali seniores di pesistica, manifestazione che metterà i primi verdetti per la qualificazione olimpica ai giochi di Rio de Janeiro del 2016. Mentre la squadra maschile è chiamata solo a migliorare i totali olimpici dei singoli atleti, quella femminile si trova già negli Stati Uniti, dove avrà la possibilità di staccare un biglietto per il Brasile. Le pesiste, infatti, dovranno difendere il 15° posto ottenuto in qualificazione al mondiale dello scorso anno, perché tale piazzamento permetterebbe loro di ottenere ben 3 posti in pedana a Rio. Anche un posto in classifica che vada dal 17° al 21° posto garantirebbe comunque il raggiungimento dell'obiettivo, ma solo con 2 passi olimpici. Tutto il Salento tiferà per le atlete azzurre, dal momento che, tra le 6 convocate della direzione tecnica nazionale, figura anche la copertinese Maria Grazia Alemanno, da settembre tesserata per il centro sportivo dell'esercito italiano. In squadra con lei le siciliane Jenny Pagliaro, Eva Giganti, Giorgia Russo, Jennifer Lombardo e la varesina Giorgia Bordignon. L'atleta salentina in gara nella categoria 69 kg salirà in pedana mercoledì prossimo. Se le pesiste italiane non dovessero comunque qualificarsi, avranno un'ulteriore chance collettiva nell'Europeo 2016, che è in programma in Norvegia. Bene, era questa l'ultima notizia, vi do appuntamento alla prossima edizione.